Critica la situazione degli ospedali nell'Asla Napoli 3 Sud. Da Sorrento a Torre del Greco non mancano le difficoltà nella gestione dell'emergenza sanitaria e nell'erogazione dell'assistenza per tutte le altre patologie. Secondo i dati forniti dall'ufficio stampa dell'azienda sanitaria, il quadro al momento è il seguente: quasi saturo il Covid-Hospital di Bosco Tre Case. Al momento, 7 pazienti, di cui 5 intubati e 2 no, si trovano in terapia intensiva, 20 in subintensiva e 55 sono i posti di degenza occupati. Grave sovraffollamento di malati Covid al pronto soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Se si esclude qualche trasferimento presso altre strutture come Bosco Trecase o Al Cutugno di Napoli, la situazione resta sempre la stessa. Il numero di pazienti Covid oscilla attualmente tra i 20 e i 25 e vengono accettati sia codici rossi che codici gialli. All'ospedale Marisca di Torre del Greco, dove il vecchio padiglione è stato riconvertito in palazzina Covid, ci sono al momento 24 posti di degenza occupati, non ventilati e due liberi. Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Nei piani dell'azienda sanitaria, la riorganizzazione di questo presidio. Per far fronte all'aumento dei contagi e sopperire alle difficoltà degli altri ospedali. In costiera, invece, chiuso il pronto soccorso dell'ospedale di Vico Equenze, riaperto quello di Sorrento. Una situazione critica non solo per l'aumento dei contagi in Campania, ma soprattutto nei comuni che ricadono nell'azienda sanitaria. Ma sono tante anche le difficoltà per riuscire a garantire assistenza per tutte le altre patologie. Disagi che spesso vedono i malati costretti ad una peregrinazione tra ospedali, che li espone anche ad un alto rischio di contagio.